Benvenuti all'appuntamento del venerdì con la nutrizione. Questa è la finestra di Aria Pulita dedicata oggi all'olio di oliva. Allora, intanto bentornata alla dottoressa Elisa Cireci, nutrizionista. Buongiorno. Ma avete imparato a conoscerla, insomma, ci illustra e soprattutto ci fa conoscere da vicino quelle che sono le proprietà anche di determinati alimenti molto mediterranei come l'olio d'oliva. Come l'olio d'oliva. L'olio d'oliva infatti è la principale fonte di grassi nell'alimentazione. E la storia dell'olivo ha accompagnato la storia dello sviluppo di tutte le popolazioni mediterranee fin dagli albori. In Grecia, così come a Roma, l'olivo rappresentava la principale fonte di grassi e addirittura in Grecia vigeva una legge che prevedeva la condanna a morte per chiunque avesse abbattuto o sradicato un albero di olivo, perché l'olivo era considerato una pianta assolutamente sacra. L'olio d'oliva infatti è una miscela di oli vegetali, per il 99% l'olio d'oliva è rappresentato da trigliceridi, ma poi ci sono anche altre sostanze, quali clorofille, xantofille, vitamina E, beta-carotene, che hanno nei confronti del nostro organismo delle proprietà benefiche. Infatti l'olio d'oliva è proprio salutare per il nostro organismo. Ecco, ci sono quindi tante varietà proprio dell'olio. Ci sono tante varietà dell'olio d'oliva, che dipende proprio da tutte le coltivazioni dell'olivo che sono state fatte fin a 6.000 anni fa. E l'olio d'oliva è sviluppato, diciamo, l'olivo è sviluppato e coltivato a livello mondiale, però le regioni che permettono una più facile e ottimale situazione per la coltivazione dell'oliva sono le zone temperate, dove c'è un'alternanza di caldo e freddo che permette proprio una buona coltivazione. Non a caso l'Italia è uno dei produttori migliori proprio per l'olio d'oliva, proprio a causa di queste ottime alternanze di temperature. Migliore proprio. Per l'olio d'oliva. Le zone mediterranee, quindi l'Italia, in particolar modo il sud Italia, dove c'è appunto una buona alternanza di caldo e freddo, l'estate è abbastanza calda, l'inverno ha una temperatura mite, quindi questa è una zona proprio ottimale per la coltivazione dell'olivo. Quali sono gli effetti che l'olio di oliva ha per quanto riguarda il nostro colesterolo? L'olio d'oliva sul colesterolo ha un effetto benefico, nel senso che abbassa i valori di LDL, che sono il colesterolo cattivo. E nonostante i valori di LDL si abbassino, quelli invece dell'HDL, che è il colesterolo buono, rimangono inalterati, per cui ha un effetto benefico proprio per questo. Che differenza c'è tra l'olio di oliva comune e quello invece extravergine di oliva? Perché dobbiamo preferire, almeno secondo quanto leggiamo, insomma, l'extravergine? L'olio extravergine di oliva ha un'acidità che è inferiore all'1%, è un grasso, è un alimento di origine che ha una serie di grassi che sono in alta percentuale grassi mono e polinsaturi, quindi ha un effetto appunto benefico sul nostro organismo perché contiene degli antiossidanti. Gli antiossidanti sono le sostanze anti-invecchiamento, contengono vitamina E, contengono beta-carotene e l'unica differenza con l'olio d'oliva è che l'olio extravergine di oliva non è stato sottoposto a nessun processo di raffinazione, di lavorazione, per cui è un olio puro. Ma non si usa solamente per gli alimenti, ma anche per i prodotti di bellezza, per la cura del corpo, per la cura della pelle, per la cura dei capelli? Sì, proprio perché l'olio d'oliva ha questi effetti benefici, è stato sempre utilizzato anche nella preparazione di molti cosmetici naturali. Basti pensare che anche oggi, se noi leggiamo gli ingredienti di molti cosmetici naturali, notiamo proprio l'olio d'oliva. L'olio d'oliva poi in passato veniva utilizzato anche per combattere i reumatismi, per curare le ferite e anche oggi ha degli effetti benefici sul prevenire, sul curare molte patologie dell'apparato digerente, nonché anche su alcune forme di tumore. Ecco perché la dieta mediterranea, pur pensando possa essere una dieta povera, in realtà invece non è assolutamente una dieta povera, la dieta mediterranea è conosciuta in tutto il mondo, la dieta mediterranea. Sì, però dobbiamo anche pensare che le popolazioni che hanno un'alimentazione basata proprio su una dieta mediterranea, non a caso le nostre regioni, hanno un indice di mortalità per malattie cardiovascolari molto più basso rispetto ad altri paesi dove invece l'olio d'oliva viene utilizzato poco. Basta pensare alla Finlandia. La Finlandia ha un'alimentazione molto ricca di grassi, di burro, di carne rossa e lì l'indice di mortalità per malattie cardiovascolari è molto più alta, proprio perché l'olio d'oliva abbassa il colesterolo e il colesterolo alto è una delle cause delle malattie cardiovascolari. Ecco, tutti i grassi che sono di origine vegetale fanno male? Allora, il discorso è che pensando al fatto che l'olio d'oliva è un grasso di origine vegetale, quindi fa bene,
non implica il fatto che tutti i grassi di origine vegetale facciano bene. Ad esempio, se noi pensiamo alla margarina, la margarina è fatta idrogenando, cioè praticamente rendendo saturi i doppi legami che esistono tra le molecole. Questo in seguito all'assorbimento di un atomo di idrogeno. Questo processo di saturazione determina un abbassamento delle potenzialità benefiche di questo olio, di questi oli di origine vegetale, per cui l'effetto benefico si azzera. E questo significa che la margarina non fa assolutamente bene, così quindi come non è vero che tutti i grassi di origine vegetale facciano bene. Quindi bisogna stare anche attenti insomma, a questi falsi miti, sì, miti popolari. Sì. Stessa cosa anche perché ci dicono, ci dicevano insomma, per tradizione che la margarina ad esempio sostituisce il burro nelle cotture. Sì, è preferibile al burro proprio perché è di origine vegetale, quindi ha meno acidi grassi saturi rispetto al burro, ma comunque non ha gli stessi effetti benefici dell'olio d'oliva. È sempre bene utilizzare l'olio di oliva possibilmente a crudo. Il principio, sì. Olio d'oliva a crudo. Come conservarlo allora questo olio di oliva? Allora, la saggezza popolare dice vino vecchio, olio nuovo. Significa che l'olio dovrebbe essere consumato entro l'annata di produzione. Poiché però l'olio contiene anche molti polifenoli, che sono quindi delle sostanze antiossidanti, l'olio può essere conservato fino a 2 anni dal momento della produzione, purché però venga conservato bene. La conservazione dell'olio prevede 3 punti particolari. Innanzitutto l'olio deve essere tenuto al riparo dalla luce e dal calore. Nel momento in cui non deve venire a contatto con l'esterno, con l'ossigeno, nel momento in cui viene in contatto con l'aria deve essere chiuso bene, quindi la bottiglia deve sempre essere sigillata e non deve essere mai lasciata sulla bottiglia il versatore metallico, perché in questo modo viene alterata la proprietà organolettica dell'olio stesso. Non è assolutamente vero che il freddo va ad alterare le proprietà organolettiche dell'olio, per cui quando noi vediamo l'olio che sottoposto a basse temperature coagula, quindi diventa denso, quello è un olio buono, non è assolutamente dannoso perché le basse temperature non vanno assolutamente ad alterare quelle che sono le proprietà appunto organolettiche dell'olio. Come scegliere l'olio migliore da mettere sulle nostre tavole? Perché nel commercio, lo vediamo, ce ne sono tantissime, tante marche, l'olio di oliva normale, extravergine, quello con anche l'aggiunta magari di peperoncino o erbe particolari. Per quanto riguarda la scelta dell'olio, bisognerebbe sempre far riferimento a una persona di fiducia, una persona cioè che ha coltivato le olive, che quindi le ha estratto l'olio e l'ha saputo anche imbottigliare, perché comunque sull'olio bisogna prestare particolare attenzione, quindi consiglio sempre di far riferimento a una persona di fiducia, cioè una persona che si conosce e che quindi ha portato a termine tutta la coltivazione dell'olivo. E se non riusciamo a causa della fretta, quindi ad orientarci magari tra gli scaffali del supermercato? Bisogna sempre stare attenti alle etichette. E generalmente dietro la bottiglia dell'olio di oliva c'è sempre scritto IGP. IGP dovrebbe garantire che l'olio venga fatto in Italia. Infatti è importante che l'olio venga appunto, cioè che l'olivo venga coltivato, l'olio venga estratto e venga imbottigliato in Italia. Infatti queste sono le 3 fasi principali, 3 punti proprio principali della preparazione dell'olio. Quindi è sempre bene, sarebbe sempre meglio acquistare un olio che abbia che sia stato fatto appunto in Italia. Proprio quando, perché l'Italia ha il clima migliore per la produzione. Quando si cucina una bistecca, un pesce, hanno degli alimenti particolari e magari li si frigge, sì, è consigliabile sempre asciugare bene, non lasciare proprio i prodotti, il cibo particolarmente? Sì, questo è sempre consigliato. Infatti friggere, quando si frigge, asciugare sempre con dello Cotex oppure con la carta che avvolge il pane, perché in questo modo viene sempre raccolto il grasso in eccesso e poi il cibo risulta essere più digeribile. Le false credenze, noi ci salutiamo in questa puntata proprio con le false credenze per quanto riguarda l'olio di oliva. Vediamo la nostra grafica e vediamo quelle che sono le false credenze. Allora, riguardo all'olio ci sono delle false credenze. La prima è quella che si ritiene che l'olio d'oliva sia più pesante dell'olio di semi. Dal punto di vista calorico questo non è assolutamente vero, perché le calorie che contengono l'olio d'oliva è uguale alle calorie che sono contenute nell'olio di semi. E il fatto che l'olio di semi sia più digeribile dell'olio d'oliva non è assolutamente vero, quindi è una falsa credenza. Un'altra falsa credenza è quella che vede l'appellativo extravergine come sinonimo di qualità, cioè un olio d'oliva deve necessariamente essere extravergine. Non è detto però che un olio extravergine sia di oliva.
Non è vero che per friggere è meglio l'olio di semi. Questo infatti non è assolutamente vero, perché il punto critico nella frittura da parte di un olio è rappresentato dal punto di fumo, cioè la temperatura alla quale l'olio brucia e comincia a produrre delle sostanze tossiche. Il punto di fumo dell'olio di oliva è più alto rispetto a quello dell'olio di semi, cioè vuol dire che ci impiega più tempo per bruciare, per cui è sempre meglio utilizzare l'olio d'oliva rispetto all'olio di semi. Non è vero che l'olio amaro e piccante non è buono. Molte volte infatti noi assaggiamo un olio che risulta essere amaro, risulta essere piccante, quindi secondo noi quell'olio non è buono. Anzi, un olio più è amaro e più è piccante più è buono, perché significa che ha più contenuti di polifenoli, che sono le sostanze antiossidanti che esplicano questo effetto benefico nel nostro organismo. Nonostante questo però non è vero il contrario, cioè non è vero che l'olio non amaro e non piccante non è buono. È meno salutare rispetto all'olio amaro e piccante, comunque è buono allo stesso modo, perché contiene sempre delle sostanze che sono salutari per il nostro organismo. Quindi il plus ultra sarebbe quello amaro e piccante. Amaro e piccante, un olio più amaro e più piccante più è buono. Non è vero, come ho detto precedentemente, che l'olio GP italiano garantisce che sia tutto fatto in Italia, perché può essere che l'olivo venga coltivato all'estero, l'olio venga estratto all'estero e poi imbottigliato in Italia. Quindi qui c'è scritto GP italiano quando in realtà non lo è. Non esistono due tipi di olive, ma esistono soltanto le olive verdi. Le olive nere, quelle che noi troviamo, sono delle olive mature. E non è vero che le olive si raccolgono quando cadono sui teli, perché le olive che sono sui teli sono delle olive nere, sono mature, e l'olio che si estrae da queste olive non è commestibile. Ecco, avete preso nota di tutto, allora ci rivediamo venerdì prossimo sempre con la dottoressa Ciraci per una puntata che sarà dedicata alla dieta, per il colesterolo e anche i trigliceridi. Ci vediamo venerdì prossimo. A presto.